consigliere nel 13° municipio. Sì, ciao a tutti. E, vi volevo dare anche una piccola testimonianza del mio municipio, il municipio Aurelio, nell'ottica appunto del mandarli a casa, vista anche la domanda della signora, volevo dire nel nostro piccolo quello che stiamo provando a fare. Come spesso sento dire, insomma, ai cittadini, a noi stessi, si sa che quando si fanno lavori appunto di manutenzione pubblica o piuttosto la manutenzione alle scuole o comunque grandi lavori, diciamo, mettiamole così, grandi lavori di manutenzione dove i soldi passano, molto spesso è lì che bisogna andare a controllare. Lo sappiamo tutti, ma magari fino ad oggi è stato fatto poco. Quindi ci siamo resi conto che non serve avere un apparato investigativo chissà quanto formato e chissà quanto esperto nelle indagini. Basta semplicemente fare poche azioni mirate, ad esempio un accesso agli atti per avere i documenti, prima fase. Seconda fase, separare magari le assegnazioni dirette da quelle fatte con il bando, perché assegnazione diretta c'è un sospetto maggiore magari, dato che si è chiamato direttamente l'azienda. E poi a quel punto vedere l'importo speso con il lavoro fatto. E quindi facendo queste piccole scremature automaticamente già anche un piccolo gruppo che non ha magari esperti in azioni giudiziarie può evidenziare quali sono le anomalie, poi appunto girarle alle competenti forze dell'ordine senza, come dire, dare nessun giudizio a priori, dire soltanto che di verificare, perché ci potrebbero essere delle anomalie, poi saranno loro a vedere se ci sono o meno, ma guarda caso appunto, come già dicevano gli altri portavoce, spesso ci sono, spesso, anche perché appunto, come dire, una procedura particolare che mira a dare piena discrezionalità all'assegnazione, all'importo e a quant'altro, rispetto a una procedura più trasparente, quindi attraverso un bando magari, un motivo c'è se viene fatta una cosa piuttosto che l'altra, appunto. E di conseguenza noi, sulla base di semplici congetture, infatti, come dire, la cosa più straordinaria per mio giudizio è che 2 anni fa dicevano che dei cittadini non avrebbero potuto far nulla, avrebbero fatto la figura di 4 scemi messi lì a perdere tempo, e invece mi sembra di capire negli ultimi 2 anni le uniche cose importanti vengono fatte da questi cittadini, appunto, che forse evidentemente così scemi rispetto a loro che sono i sapientoni della situazione non siamo. Grazie.